cominciare questa nuova avventura. Questo lo conosciate un po' tutti. Ho deciso di portare... Guardate che fermo sta musichetta un attimino per parlare, perché mi sembra doveroso fare una presentazione per questo progetto, che non è un progetto. E l'emulatore non si stretcha a meno di così. Fantastico, ma noi ce lo facciamo bastare, giusto? Giusto? C'è la possibilità di... o forse anche no. Configura il video? Assolutamente no. Vabbè, non importa. Va bene. Niente, allora volevo cominciare questa avventura con Pokémon Zaffiro. Per i nostalgici, come appunto me, sono giochi che comunque non passeranno mai di moda. Intanto vediamo se comunque sta registrando, perché anche questa potrebbe essere una cosa... Sì, sì. Sì, sì, lo capisco dal fatto che c'è questa cosa sopra la mia faccia. Giusto? Ok, funziona, perfetto. Perfetto, dovrebbe essere tutto quanto a posto. Stavo per chiedere alla persona collegata se la trasmissione si sente e si vede bene, ma la persona collegata a quanto pare sono io, l'ho scoperto oggi. Per cui va bene così. Bene, cominciamo. Allora, nuovo gioco. Io però come caspita faccio a vedere se c'è qualcuno da fuori così? Oppure devo fare così? Oppure devo fare così? Ma così no? Devo trovare il modo di strecciare. Allora, intanto potremmo anche semplicemente ridurre e lo vedo direttamente da qua. E la chat comunque si vede anche da Streamlabs OBS, per cui va bene. Detto ciò, allora cominciamo. Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo dei Pokémon. Io mi chiamo Birch, ma per tutti sono il professor Pokémon. Questo è un Pokémon. Queste terre sono abitate da creature che chiamiamo Pokémon. Se non si fosse capito, siamo nel mondo dei Pokémon. Vivendo al loro fianco, noi umani li consideriamo amici fedeli, quando in realtà sono degli grandissimi stronzi, o talvolta preziosi collaboratori. Molti si equalizzano con loro... Forse è la prima volta che leggo queste cose. Vabbè, molti si equalizzano con loro per sfidare altre persone, malgrado questo profondo legame, non sappiamo tutto sui Pokémon. Sono molti segreti che ancora devono essere svelati, per questo mi dedico alla ricerca sui Pokémon. Io ovviamente sto leggendo tutto per... partito preso, nel senso che se magari c'è qualcuno che deve ancora nel 2024 quasi giocare a Rubino, almeno adesso sa, legge e insomma capisce la storia, no? Penso che ormai più o meno tutti lo sappiamo, però vabbè. Vabbè, è la mia principale occupazione, raccontami qualcosa di te. Allora, io ho un piccolo fetish per questo tipo di cose, il mio... no, non bimbo o bimba, ma il nome, tendenzialmente il nome del personaggio che do sempre è Pdor, e da questo non si scappa. Tra l'altro sto giocando col joystick della 360, l'ho configurato prima, a quanto pare funziona tutto quanto. Ti chiami Pdor? Sì. Bene, perfetto, allora tu sei Pdor e stai traslocando ad Albanova. Un classico, direi. La mia città natale, è chiaro. Bene, vuoi iniziare? Sì. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Armati di coraggio e tuffati nel mondo dei Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure e tanta, tanta droga e tanta, tanta amicizia. Ti aspetto più tardi, vieni a trovarmi al laboratorio Pokémon. Bene. Poi magari appunto se questi video dovessero prendere piede e si crea una sorta di format, eccetera, magari sapere se devo leggere o meno o se devo anche spicciarmi, questo potrebbe essere veramente un grandissimo suggerimento per migliorare, comunque portare un po' di qualità a sta serie. Bene, usciamo dal camion. E si aprirà la porta, esatto. Mamma, Pdor, sono qui tesoro. Il viaggio sul camion dei traslochi deve essere stato faticoso. Questa è Albanova. Sono tre case e una persona che guarda l'erba più sopra. Però va bene. Ti piace? Ecco la nostra nuova casa. Ha un'aria curiosa, ma sembra molto confortevole. Non credi? No. E c'è anche una stanza tutta per te, Pdor. Entriamo, che figata. Ho perfino una stanza in una... nella mia casa. Pdor, guarda, che ne dici? Non è bella qua? Ci sono... due maschioni muscolosi in casa con me. I Pokémon traslocatori si stanno occupando del trasloco, giustamente, e pulizie finali, che comodità, bene. Pdor, la tua stanza è di sopra, vai a vederla tesoro, papà ti ha comprato un orologio per la tua nuova camera. Grazie papà, l'orologio è la cosa che desideravo fin da quando ero bambino. Non dimenticarti di regolarlo. Va bene, andiamo a regolarlo, adesso sono le 23:13, in realtà dovrebbe essere abbastanza... No, non è vero. Allora, acceleriamo un attimino.
Allora, 23:13, non troppo accelerare perché insomma, se no è. Ma 23, ma sì. 23:13, va benissimo. Sì, l'ora è perfetta. Buono. Allora, ti piace la tua stanza? Sì, tantissimo. Bene, ora è tutto perfetto e in ordine. Hanno finito di sistemare ogni cosa, anche di sotto. I Pokémon traslocatori sono così pratici. Oh, assicurati che sulla tua scrivania ci sia tutto. In realtà lei sta semplicemente dicendo che qua c'è una guida, esatto. Bla bla bla, sono comunque comandi di gioco classici. Si comincia, sono i classici mini tutorial che ti spiegano come giocare, ma noi ormai siamo navigati e ce ne sbattiamo il caspita. Allora, oh Pdor, vieni qua, fai presto. Allora, guarda, è la palestra di Petalipoli, forse vediamo papà. Reporter, oggi vi abbiamo proposto questo servizio direttamente dalla palestra di Petalipoli. Mamma, oh, è già finito. Papà c'era di sicuro, ce lo siamo perso, che peccato. Ah, dimenticavo, uno degli amici di papà vive in città, il professor Birch abita proprio qui a fianco, vai a fargli visita. Lo abbiamo visto poco fa. Comunque, benvenuto allo spettatore che ha appena deciso di intrattenerci con questo ballo e canto popolare. Ciao carissimo. Allora, siamo appena entrati nella casetta della nostra vicina e la sua madre ci praticamente inviterà ad andare in camera a trovarla. Sei venuto nuovi vicini, piacere di conoscerti, devi avere grosso modo la stessa età di nostra figlia, sua figlia ha 60 anni. Io, no, il tuo arrivo ha reso nostra figlia tanto felice. Signora, credo che sia di sopra, credo. Ci sono due stanze in questa casa, lei non è al piano terra, secondo me potrebbe essere di sopra, ma non lo sappiamo. Con certezza sì, eccola qua. Pokémon in piena forma, strumenti alla mano. Tu chi sei? Bla bla, Pdor. Traslocato, mi chiamo Vera, piacere di conoscerti. Io sogno di diventare amica dei Pokémon di tutto il mondo. Ho sentito parlare di te, Pdor, da mio padre, Professor Birch. Speravo che fossi simpatico, Pdor, per diventare amici. Beh, non si può mai dire, ti ho appena conosciuto, Pdor. Oh no, sono in ritardo, devo andare a aiutare papà con dei Pokémon selvatici, bla bla bla. Qua praticamente comincia l'avventura e dovremo appunto andare fuori dalla casa di questa sconosciuta dalla quale appunto siamo appena stati invitati ad andare in camera. E niente, andiamo di sopra e vediamo che succede. C'è questo bimbo blu che guarda gli alberi e sente le urla che viene da una posizione poco più avanti. Benissimo. Aiuro. C'è una persona che corre in corsa da un fuchiena, se non sbaglio si chiama così. Aiutami, nello zaino c'è una Pokéball. Questa è una delle scelte più difficili di tutto quanto il gioco, compresa quella appunto del nome iniziale. Allora, io ho Mudkip, sì, di solito io mi prendo Torchic con Mudkip, andiamo con Mudkip, sì dai, va bene. Yeah, pochino, vai Mudkip. Allora, Mudkip è la cosa figa che sa già... No, ero convintissimo che sapesse utilizzare già un'altra mossa. Ma no, ma ci sta, alla fine sono la classica mossa incolore e la mossa per indebolire l'avversario, va bene così. Va bene, azione e anche lui se ne va e muore in maniera molto rapida, è indolore vorrei dire, ma non è vero. Ok, bla bla, colto di sorpresa, il Pokémon nell'erba alta, mi hai salvato, grazie. Ah, ciao, tu sei Pdor, non è posto adatto per chiacchierare, sì, se no un altro cane mi aggredisce le calcagne. Vieni al mio laboratorio più tardi se ti va. Più tardi vuol dire adesso. Allora, Pdor, ho sentito tanto parlare di te e tuo padre, ma so che non hai ancora ricevuto il tuo Pokémon perché sei un bambino sfigato che è arrivato qua nel baule di un camion. Sì, hai preso tuo padre, benissimo, anche lui andava in giro nel baule dei camion e io ho ricevuto il mio primo Pokémon. Che bello, dopo 9 minuti di gioco ho già un piccolo Pokémonino. Dammi un soprannome? No, non sono fan di queste cose, magari in futuro cambierò idea, ma questo non è il futuro. Va bene, allenatore in gamba, vai a allenarti, percorso 103, eccetera, eccetera. Non so cosa ho risposto alla sua proposta di andare a trovare sua figlia, sua nipote, però comunque sia, dovremo andare lo stesso. Bene. Adesso comincia appunto la parte di Exp, perché insomma abbiamo un piccolo Mudkip al 5, il nostro rivale comunque avrà... io dico queste cose, non penso di spoilerare troppo sinceramente, perché ripeto, penso che siano giochi navigati e super navigati, per cui sì, comunque il trick sarebbe quantomeno visto almeno all'inizio un paio di livelli,
un paio di livelli in più, quindi comunque arrivare con lo starter al 7 per la lotta, per essere relativamente tranquilli. Fermo restando che anche il suo starter sarà al 5, onde per cui non ha mosse elementali, quindi non ci potrà fare troppo male. Tra l'altro ricordiamoci che Mudkip, essendo un acqua terra, è doppiamente debole contro l'elemento erba, per cui ci farebbe un male cane. Non penso di dire una stronzata, perché dovrebbe essere veramente così. Quindi va benissimo appunto che lo troviamo la prima volta al livello 5, dove ci sono le mosse bianche. E bene, bene. Signor spettatore, lei sta godendo di questo momento? Si presenti. Intanto grazie di essere qui, tra l'altro. Grazie di assistere alla mia prima live di Pokémon Zaffiro. Non sarà l'ultima, credo. Allora, noi andiamo di sopra. Dai, vabbè, piccola introduzione per chi non conoscesse i giochi di Pokémon. Questo è il centro Pokémon, Tivoli Pokémon. Questo è il market, come lo vedete anche da qua, è abbastanza esplicito, devo dire, dove compri le cose. E niente, qua ci sono delle casette. Casette, persone che guardano il nulla. Va bene. Percorso 103. Ok. Un Wingull a livello 2, molto semplice. Sì, fortunatamente qua all'inizio appunto non c'è giustamente anche troppo rischio di crepare o di trovarsi in situazioni spiacevoli in generale. Ecco, Fango Sberla, la prima mossa elementare di tipo terra per il mio piccolo Mudkip. Babuo. Un fuochino. Allora, Fango Sberla non è male per quello che riguarda appunto i deboli contro di tipo terra, ma mi sembra che sia abbastanza scarsetta come potenza d'attacco. Sì, beh, oddio, siamo là. In più sì, c'è la possibilità che riduca la precisione dell'avversario, come in questo caso. Ok, azione. E ciaone. Ripeto, io penso di arrivare almeno al 7. Poi, ragazzi, siamo all'inizio del gioco. Non sono questi i veri problemi. In realtà non ci sono problemi in generale, se non fino a che arrivi alla Lega. Io ho sempre avuto un po' di difficoltà inizialmente per quello che riguarda il battere la Lega, ma vediamo. Sì, questa è la parte un po' pallosa, per cui dobbiamo semplicemente focalizzarci sul fare due livelli. In realtà penso sarebbe anche strafattibile adesso al 6, però. Però vabbè. Non penso basti per salire, perché mi dà comunque pochi, esatto. Magari trovare qualcosina magari a livello 3. Anche se ormai ci siamo, per cui. Tipo. Tanto io faccio un piccolo check per vedere se qua è tutto a posto. Mi sa di sì, giusto? Sì. Forse un po' bassino di volume. Non lo so. Lo scopriremo soltanto ascoltandolo, non con queste cuffie. Va bene, va bene. E però questo sotto, questo sopra. Yes. E dirò di più, magari togliamo l'audio da qua. Adesso sì, che prima no. Perfetto. Siamo quasi un quarto d'ora, direi di fare magari intanto 20 minuti. 20 minuti intanto di trasmissione per fare comunque delle puntate spezzate, e penso che all'inizio vada benissimo così. Ok. E via. Adesso dovremmo esserci con il livello 7. Esattamente. Ah, tra l'altro io avrei anche la possibilità di velocizzare il gioco, ma mi viene un po' scomodo. Potrei anche in realtà aggiungerlo a... Sì, potrei anche aggiungerlo sinceramente ai tasti che ho qua nel joystick, non ci ho neanche pensato sinceramente, magari dalla prossima volta
metto anche quello per velocizzare il tempo. E che... che va bene così. Grazie per l'attesa, la tua squadra è in perfetta forma. E ciao, la squadra in questo momento è il mio piccolo Mudkip. E stop. Vamo. Direi che qua possiamo anche levarsela. Esatto. Ah, sì, mi ricordo una sfiga gigantesca che ho avuta, che ho avuto una delle primissime volte che ho giocato a, a Zaffiro, sempre con l'emulatore, in questo percorso, quindi in questo momento del gioco dove non ci sono ancora le Pokéball, ho trovato uno Zigzagoon Shining e io non potevo catturarlo. È stata una delle cose, una pugnalata che l'ho sentita veramente quella volta. E... poi ho compensato, assolutamente no, non ho più trovato uno Shining in tutte le mie altre sessioni di Rubino Zaffiro che fossero. Vabbè. Ciao Pdor, vedo che mi hai regalato un Pokémon, già che ci siamo, lottiamo, ti faccio vedere cosa vuol dire essere un allenatore. Ok. Allora, noi arriviamo qua a due livelli più alti. Non ci dovrebbero essere troppi problemi, no? Penso di aver mai perso. Non so niente cosa succede se perdi col tuo rivale. Ma non lo scopriremo sicuramente ora. Ok, botta, azione e ciaone. Yeah. Wow. Yes. Ora capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te e non di me. In realtà sono io suo figlio. Vedi, quel Pokémon è da poco con te e già si è affezionato. Potreste fare amicizia con qualsiasi tipo di Pokémon, cosa che non vorrò fare assolutamente perché non ho tutto questo tempo da dedicare a un gioco del 2005. Non ricordo. Vabbè, adesso fondamentalmente dovremo tornare dal prof. Mi sa che appunto parlo con lui e poi spengo qua la mia prima trasmissione e continuerò prossimamente. Grazie per l'attesa, la squadra è in perfetta forma e arrivederci. Classico. Certo. Dor, sono diretta al laboratorio. Sì, se non sono cambiati i tuoi piani da sopra a sotto dove sei adesso, direi che quella è la direzione. Dovresti tornarci anche tu. Ma io non vedo l'ora di portare Kingdom Hearts. Non vedo l'ora di portare Kingdom Hearts. In realtà ho diversi giochi che sto ponderando di portare qui nel canale. Speriamo che venga fuori qualcosa di figo, anche perché, sì, secondo me il progetto è figo. Bene, parliamo con il professor Birch. Ciao Pdor, ho saputo che hai battuto Vera nella tua prima lotta. Eccellente, Vera mi aiuta sempre a condurre le mie ricerche e ha molta esperienza come allenatore. Tieni l'ordine atto per le mie ricerche, ma vorrei che questo Pokédex lo usassi tu. Che carino, mi ha donato un pezzo del suo cuore. È un dispositivo adatto a tecnologia che registra automaticamente ogni Pokémon visto catturato. Lo porta sempre con sé mia figlia. Ogni volta che cattura... sua figlia è un nipote, non mi ricordo più. Vabbè, poco importa. Ogni volta che cattura un Pokémon raro, perché quelli non rari non li considera minimamente, il Pokédex ne registra i dati. Poi Vera mi cerca anche se sono fuori per i miei studi e me lo fa vedere. E Pdor, hai un Pokédex anche tu, è uguale al mio. Guarda, ho una cosa per te. Ed è il suo Pokédex. No, sono delle Pokéball. Finalmente possiamo catturare dei Pokémon, non come me l'altra volta che ho trovato lo Zigzagoon Shining. Continuo a ricordarlo e non avevo le Pokéball. Bla bla, catturali con le Pokéball, sì, fantastico, bene. Allora. Mamma, aspetta, Pdor. Pdor, hai fatto visita al professor Birch. Che Pokémon adorabile, te l'ha dato il professor Birch, che è gentile, non è vero, gliel'ho rubato da sotto il naso mentre veniva aggredito da un cane. Sei proprio come tuo padre, un cleptomane. Tu e i tuoi Pokémon state proprio bene insieme. Ecco tesoro, se pensi di partire per un viaggio, mettiti le scarpe da corsa. È certo, fino adesso ho camminato con le piante dei miei piedi che si sono insanguinate.
ti farà andare più veloce, si cambia le scarpe e mette le scarpe da corsa, l'indumento durato meno in una storia di un gioco. Ci sono anche le istruzioni per queste scarpe, premi B quando le indossi per correre, queste sono le istruzioni. Fai a gara con il vento nei grandi spazi, sì, va bene, ok. Questo è solo marketing che serve appunto a farne vendere di più, ma noi ce ne sbattiamo e tuo padre sarà felicissimo. Fai attenzione, se succede qualcosa torna pure a casa, vai ed acchiappali tutti. Con tutti, in questo momento storico, eravamo a 351. Guarda che veloce che vado. Che troia, sono Speedy Gonzales. E vabbè. Raggiungiamo la città, poi ci possiamo anche salutare per oggi. Ecco, questo potrei anche già catturarlo, ma sinceramente non mi fa impazzire sto vermetto qui. No, diciamo che le squadre sono, non dico pseudo, già fatte, cioè sono più o meno quelli Pokémon che ti servono, però un pochino sì. Cioè, Tailow, si chiama così, lo penso catturerò il prima possibile. E cazzo, dovrei prendere anche un Aron appena arrivo in grotta, ma vediamo. Fukienan no, perché c'è un altro cane di tipo oscurità che vorrei, che è Absol, che è dannatamente forte, al quale non so perché, ma insegno sempre il gelo raggio, qualcosa che faccio praticamente ad ogni run, non so, mi fa sentire una persona migliore probabilmente. Buono. Ok, allora direi che beh, ci salutiamo qui per oggi a Solarosa, Solarosa, va bene. E niente, grazie per aver seguito, noi ci vediamo al prossimo stream, intanto vi auguro una buonissima serata.